Questa iniziativa l'abbiamo realizzata nell'aula magna di questa chiesa e quindi ci siamo aiutati e siamo stati aiutati. Ma diciamo che questo aiuto ha riguardato la nostra amica, architetto, dottoressa Marianna Sandragni, che questa sera sarà la protagonista di questa iniziativa e ci ha messo nella condizione di incontrarci, e io ringrazio gli amici che sono presenti. L'iniziativa è stata assunta dal Circolo di Cultura Greca a Poggio a Marci con la collaborazione della comunità greca ellenica megalellada. La comunità ellenica megalellada. Io non conosco gli organismi, però io conosco il segretario, il presidente nazionale, la vicepresidente nazionale, che mi onorano dell'amicizia, il presidente Gianni Corinto, sulla vicepresidente Maria, e mi fermo qua perché se mi dico il cognome apriamo una discussione linguistica e mi fermo proprio. Quindi io ringrazio loro e attraverso loro un ringraziamento alla comunità e l'occasione, dicevo, ci viene offerta dalla nostra amica greca Maria o Marianna Sandragni, che proprio ieri ha concluso nella nostra Università Mediterranea il dottorato di ricerca. La dottoressa Sandragni ha già conseguito la laurea in Italia, l'ha conseguita a Genova nella facoltà di architettura. Dopo si è ritornata nella sua nazione, la Grecia, e dal 1994 ha assunto un ruolo presso il Ministero dei Beni Culturali e poi presso la Soprintendenza Bizantina di Atene. Oggi ha avuto un'altra responsabilità nella sua qualità di architetto nel settore tecnico del Museo Numismatico di Atene. Io gradirei che Rocco si sedesse e gli consultasse dopo, perché Rocco, assieme al professore Castrizio, che ancora non sa del miracolo della strumentazione tecnica che abbiamo grazie a coloro che hanno messo le mani a questa strumentazione, siamo riusciti a farla funzionare. Io sono molto contento perché creiamo un collegamento con il Museo Numismatico di Atene attraverso la dottoressa Sandragni. E la dottoressa Sandragni, oltre alla nostra lingua e la sua, anche il francese, è membro dell'ICOMOS greco, è stata membro di direttivo e anche svolge una funzione direttiva nell'ambito del direttivo e come tesoriere. Questo non è un ruolo ambito neanche in Italia, quello dei tesorieri. Poi in un momento di crisi come questo il tesoriere ha una grande responsabilità e deve fare i conti senza avere le disponibilità economiche. E anche si occupa sempre il percorso dell'ICOMOS della gestione del patrimonio archeologico ed è nel Comitato Scientifico Internazionale dei paesi storici. Io ho riassunto perché vado alla conclusione, perché questo imprevisto tecnico ci ha fatto perdere del tempo. Io credo che ringrazio la dottoressa Sandragni intanto in nome della comunità calabrese, ma intanto a nome del mio circolo, perché ho la potestà di poterlo fare. Lei ha scelto Reggio Calabria per il dottorato in conservazione dei beni architettonici e ambientali.
poteva scegliere l'università che l'aveva vista negli studi, quella di Genova, ha scelto Reggio Calabria per questo legame, come dire, che lei sente così come noi lo sentiamo nei confronti della Grecia, che è un legame forte, quello che lega Grecia e Magna Grecia. E poi la presenza dei beni architettonici, delle persistenze in alcuni casi della nostra zona, e il senso della sua relazione va nella direzione della valorizzazione di questi beni e del contributo che da questa valorizzazione può derivare al territorio attraverso il miglioramento culturale, sociale ed economico. Allora io la ringrazio per questo. La dottoressa Sadrani è anche, ha favorito una serie di scambi Magna Grecia-Grecia. Abbiamo realizzato alcuni gemellaggi con una serie di associazioni importanti. Io mi auguro che questo lavoro possa continuare ancora e sicuramente in questo lavoro di responsabilità possiamo realizzare momenti di scambio perché servono alla nostra collettività. Quindi lei ci ringraziava attraverso una nota di festa. Io ringrazio la dottoressa Sadrani, gli auguri di una buona vita, gli auguri che questo ulteriore passo della propria esistenza possa essere foriero di grande novità, tanto per la sua famiglia, per lei e poi anche per me. La parola alla dottoressa. Cari amici, io vi leggerò tutto quel che devo dire perché è meglio per il mio italiano. Vorrei cominciare ringraziando per questa iniziativa uno dei miei migliori amici in Italia, Carmelo Cicera. Lui per me è stato l'uomo sul quale ho tenuto sempre. La sua parola era una parola di uomo serio e onesto soprattutto, cose che mancano tutte e due oggi nella nostra vita quotidiana. Conosco molto bene tutta la sua lotta, lotta di una vita intera per il bene di tutti e soprattutto per la comunità dei greci della Calabria. Come minimo riconoscimento del suo aiuto per me in questi 3 anni e mezzo, oltre della mia amicizia profonda, gli consegno oggi una copia esatta della mia tesi di dottorato, perché sono sicura che alle sue mani ha grande possibilità di essere realizzata per il miglioramento della vita di tutti i calabresi, inclusi naturalmente i miei speciali amici greci della Calabria. Ma prima di iniziare la presentazione del mio lavoro, è obbligo mio ringraziare per primo il mio mancato carissimo amico, il professore Edoardo Mollica, per la strada che proprio lui mi ha aperto, perché è lui che ha creduto per primo di me. Poi vorrei ringraziare i miei professori del dottorato, specialmente Lucia Della Spina, Francesco Calabro e Daniele Campolo, perché grazie a loro sono riuscita a finire il lavoro che avevo cominciato con Edoardo Mollica. Vorrei inoltre ringraziare tutti i miei colleghi del dottorato e tutto il personale della segreteria per l'aiuto e la comprensione dimostrata alla mia persona. Infine, devo ringraziare forse più di tutti la mia amica Marinella Malgeri per la sua pazienza di sopportarmi e ospitarmi per 3 anni e mezzo a casa sua. La minima cosa che posso fare per voi. Adesso ve la mostrerò. Allora, voi non sapete che a causa del professor Mollica mi trovo qua. È lui che mi ha trovato da una commissione dell'ICOMOS e mi ha spinto di fare questo dottorato.
è mancato nel mio terzo appuntamento con lui. Allora, il mio corso di dottorato è il titolo Valenze economiche dei flussi turistici legati alla fruizione dei siti archeologici e dei luoghi della spiritualità nei territori delle colonie magno-greche della provincia di Reggio Calabria. Il progetto nasce con l'intento di valorizzare i flussi turistici legati alla fruizione dei luoghi di spiritualità con il patrimonio archeologico delle colonie magno-greche. L'obiettivo è la diversificazione del turismo balneare per promuovere uno sviluppo economico e sociale del territorio di tipo sostenibile, partendo dalla valorizzazione dei luoghi e delle vocazioni locali. L'approccio utilizzato è di tipo multidisciplinare, considerando il bene non soltanto, si vede? Sì. Per la sua importanza storica o archeologica, ma inserendolo nel suo contesto ambientale con un approccio storico, economico, approccio archeologico e approccio tecnico. L'iter metodologico seguito è stato diviso in tre fasi. Nella prima fase c'è la ricognizione bibliografica della storia dell'architettura bizantina e post-bizantina dell'area grecanica. Cioè qua si fa l'analisi generale sulla storia bizantina dell'area grecanica e analisi generale sulla lingua e cultura dell'area grecanica. Nella seconda fase c'è la ricognizione della normativa italiana e internazionale esistente sui piani di gestione. I siti UNESCO italiani, piani di gestione UNESCO in Italia, piani di gestione già esistenti relative all'area di studio, cioè colonie magno-greche della provincia di Reggio Calabria, piani di valorizzazione esistenti per l'area di studio. E la terza fase è la più seria per me, l'ipotesi di un piano di valorizzazione delle risorse culturali delle colonie magno-greche della provincia di Reggio Calabria. L'obiettivo del progetto di ricerca è di valorizzare le enormi risorse del patrimonio naturalistico culturale, cioè siti archeologici, luoghi storici della Magna Grecia e luoghi legati alla spiritualità. Questo obiettivo permette così di trasformare le risorse in occasioni di sviluppo per l'economia locale e occasioni di tutela del patrimonio culturale. La tesi è strutturata in 5 parti. Nella prima parte si analizza il patrimonio culturale ed il quadro normativo nazionale ed internazionale. Nella seconda parte si fa riferimento ai progetti integrati di sviluppo della Calabria relativi al periodo 2007-2013. Nella terza parte si fa l'analisi delle tipologie del turismo con particolare attenzione al turismo culturale e al turismo religioso, mettendo in evidenza la domanda e l'offerta turistica fortemente caratterizzate dalla crisi economica esistente. Un turismo culturale differenziato può diventare occasione di sviluppo sostenibile. La parte quarta è strutturata in 7 diversi aspetti. Nel primo aspetto si fa l'analisi del territorio e delle sue infrastrutture, cioè strade, porti, aeroporti e ferrovie. Nel secondo si parla delle risorse culturali come patrimonio museale, istituti di antichità e dell'arte, aree archeologiche. Secondo, risorse naturalistiche. Poi aree protette, parchi nazionali, parchi naturali regionali, le aree marine protette e le riserve naturali statali e le riserve naturali regionali. Nel terzo si fa
una esaminazione dei dati ISTA, cioè ci sono gli esercizi relativi nelle 5 province, le province calabresi, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Cortone, Vibo Valentia. Poi si fa l'analisi SWOT e posizionamento, cioè l'analisi SWOT per la Calabria, dove le risorse offerte e domanda turistica, indicatori territoriali, cioè il turismo nell'area grecanica. Alla fine si fa l'aspetto e l'analisi dei comuni dei centri turistici. Sesto aspetto, la conoscenza della Magna Grecia e delle sue colonie nel territorio della provincia di Reggio Calabria. Le colonie malogreche in Calabria, i siti archeologici, i luoghi storici, musei, eccetera. L'area grecanica, l'isola ellenofona, storia, problemi, patrimonio culturale e luoghi di spiritualità. Luoghi spirituali. Ci occupiamo con il pellegrinaggio come strumento di diversificazione del turismo e si fa riferimento alla Madonna dei Polsi, luoghi e grotte eremitiche, la Cattolica di Stilo, il Monastero di San Giovanni Peristi San Vigongi, Serra San Bruno, il Cammino della Fede. Contestualizzazione dell'area grecanica. Nella quinta parte, che è la più seria della tesi, si fa l'ipotesi di un piano di valorizzazione delle risorse culturali delle colonie magno-greche della provincia di Reggio Calabria. Qui abbiamo diviso in 6 itinerari la proposta. Il primo itinerario è relativo alle colonie magno-greche della provincia di Reggio Calabria e in più Crotone per le sue caratteristiche comuni al territorio reggino. In modo particolare, in fondo qui di sotto, si fa la mostra del meccanismo di Antichitira ritrovato in Grecia, che rappresenta il primo calcolatore progettato e realizzato sui principi di Archimede e Pitagora. Pitagora era originario di Crotone e già siamo in corso di realizzazione di un convegno sul posto. Del meccanismo di Antichitira vi parlerò dopo. Siracusa. Il secondo itinerario si occupa con l'analisi del territorio di minoranza linguistica grecanica, differenziando il territorio grecanico inteso come tutto il territorio che in passato era appartenente a questa cultura, e l'isola ellenofona come territorio in cui ancora oggi si parla il idioma grecanico. Il terzo itinerario parte e mette in evidenza 5 possibili percorsi che utilizzano i beni naturalistico-ambientali. Il quarto itinerario valorizza le risorse dell'elito greco-bizantino. Sono i luoghi di spiritualità, come ho detto prima, grotte, strade del culto greco-bizantino. E il quinto itinerario si fa riferimento alle feste religiose come polo di attrazione turistica. Il sesto itinerario propone la valorizzazione di 2 prodotti tipici ed unici presenti sul territorio calabrese, il bergamotto ed il cervo, utilizzando i fondi previsti dalla comunità europea per le strade culturali. Si fa esempio della strada o itinerario dell'oliva in Grecia, che è già stato fatto tra Grecia e Italia ed altri paesi del Mediterraneo. Per questo itinerario stiamo già lavorando, siamo in contatto con l'Università di Dortmund in Germania e con l'Università Greca Salonico e PAU per far entrare la zona nel programma Horizon della comunità europea, che si occupa con questo tipo di valorizzazione dei prodotti, Horizon 2014-2020. Così, in conclusione, possiamo dire che solo utilizzando i 3 elementi essenziali del paesaggio culturale, il bene, l'uomo e l'ambiente, come una realtà unica,
si può arrivare allo sviluppo sostenibile di un sistema integrato di valorizzazione dell'ambiente culturale. Questa è la mia tesi dedicata al mio professore mancato. Edoardo Molica, perché è lui che mi ha indicato questa strada. Grazie per la vostra attenzione. Questa è la tema. Vorrei parlarvi ancora un po' di due cose molto importanti da vedere. Prima vi avevo parlato delle feste religiose, come dobbiamo valorizzarle. Non lo so se siete in conoscenza che 2 mesi fa, mi sembra, la festa Maria dei Palmi è diventato patrimonio dell'umanità. Non c'è vero? Sì. E fa un piccolo riferimento cos'è questa. La Calabria allora per la prima volta nell'elenco UNESCO. L'obiettivo è stato l'iscrizione di questo evento festivo nelle liste del patrimonio immateriale dell'umanità. È un riconoscimento che porta la Calabria per la prima volta nelle liste figurative del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La varia dei Palmi, varia o varia in greco significa qualcosa di pesante che si trova nelle spalle. Allora, la varia, come lo dite voi, di Palmi, all'interno della rete delle grandi macchine a spalle e assieme ai gigli di noi, di Nola, alla macchina di Santa Rosa di Viterbo e al candeliere di Sassari, diventa un bene immateriale riconosciuto a livello mondiale. Per la prima volta in questo modo la Calabria entra nell'elenco ristretto alle liste rappresentative dell'UNESCO, che per quanto riguarda l'Italia accoglie anche il canto tenore della cultura pastorale sarda, l'artigianato tradizionale, il violino a Cremona e l'opera dei musici siciliani e più in senso lato anche la dieta mediterranea. La Calabria ha avuto il suo primo riconoscimento dell'UNESCO mettendolo in luce la sua vera natura, quella culturale. Questo riconoscimento è importantissimo perché consente sia a Palmi sia a tutta la provincia di Reggio Calabria di entrare a far parte di un circuito internazionale di turismo, poiché si entra a pieno titolo a far parte della rete delle grandi macchine spalle mondiali. L'occasione è unica. Adesso si deve promuovere tutto il territorio della provincia reggina, dunque dall'unità della cultura enogastronomica del bergamotto alla scoperta del folklore e alla rinnovata fruibilità dei bronzi di Riace con la riapertura del Museo della Magna Grecia. La festa della Varia è una manifestazione religiosa che trova le sue origini sul finire del 1500, quando lo scopo di avvicinarsi a Dio veniva costruito venivano costruiti in molti paesi dell'Italia meridionale grandi macchine trasportate a spalla. La Varia di Palmi è un carro sacro costruito su una base di legno di Guercia chiamato Cipu. E sulla quale base viene montata una struttura in ferro con ingranaggi girevoli che rappresentano il ruotare degli astri per un'altezza complessiva di 1,16 m e del peso 200 quintali. La gigantesca macchina viene trenata a spalla da 200 giovani detti buttaturi, scelti tra gli appartenenti alle 5 tradizioni corporazioni che si riferiscono ai vecchi mestieri della città, per cui ci sono i contadini, i carrettieri, i bovari, gli artigiani e i marinai. Ciascuna corporazione viene schierata solo sotto una delle 5 travi collocate nel cipu
Oltre ai 200 butaturi esistono due grosse corde lunghe, 150 metri, che servono per il treno della struttura. Alle corde si posiziona liberamente la cittadinanza. Sul cipu trovano posto i 12 apostoli. Sui lati della nuvola, a varie altezze, troviamo gli angioletti, che sono bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni. In alto della Maria, un giovane forte e coraggioso rappresenta il Padre Eterno. In cima della Maria, una bambina detta Agnimella, di età compresa tra i 10 e i 12 anni, rappresenta la Vergine assunta in cielo. Tra le macchine a spalle italiane, la Maria di Palmi è l'unica con persone nei ruoli figuranti. La Maria è un evento religioso molto sentito a Palmi, si svolge ad agosto e per la sua spettacolarità richiama migliaia di persone in tutta Italia. È per questo che io credo che le strade religiose o il turismo religioso ha futuro. E adesso vorrei parlarvi un po' di questo famoso meccanismo di Antichitira. Non lo so se avete sentito già. Si chiama meccanismo di Antichitira. Antichitira è un'isola tra Peloponneso, piccola isola, tra Peloponneso e Creta. È un calcolatore meccanico conosciuto, databile intorno al 150 o 100 avanti Cristo. Si tratta di un sofisticato planetario mosso da ruote dentate che serviva per calcolare il sorgere del Sole, le fasi lunari, i movimenti dei cinque pianeti allora conosciuti, gli equinozi, i mesi, i giorni della settimana e le date dei giochi olimpici. Tra il nome dell'isola greca di Antichitira, o Cerigoto, chiamano così, presso qui, è stata rinvenuta nel relitto di Antichitira, resti di un naufragio avvenuto nel secondo quarto del primo secolo avanti Cristo. Qui è una realizzazione schematica. Sono contenenti insieme ai numerosi oggetti di quel tempo anche la macchina. È conservata questa macchina oggi presso il Museo Archeologico Nazionale di Atene. Più lo studiano, più sorprendente è uno dei più famosi e studiati reperti archeologici, che rappresenta da anni un vero e proprio rompicampo per la storia della scienza e della tecnologia. Si è ritrovato in una raccolta di frammenti di bronzo ripescati nel 1900 da un gruppo di pescatori di Spugne in un relitto datato attorno al 65 a.C. vicino all'omonima isoletta greca. Le poche iscrizioni leggibili con nomi di costellazioni del Sole e della Luna fecero capire da subito che i frammenti erano quanto restava di una sorta di calendario astronomico. Nel corso degli anni le analisi condotte da diversi studiosi portarono a pensare che si trattasse del primo meccanismo conosciuto basato su un sistema di ingranaggio. Ora, le ricerche pubblicate descrivono un meccanismo ancora più complesso e avanti sui tempi di quando si credesse. Un vero e proprio computer ante litteram, in grado di calcolare, rappresentando rapporti matematici di grande complessità attraverso i rapporti tra il numero di denti dei diversi ingranaggi, le principali variabili astronomiche per qualunque data. Andiamo con ordine, il primo studioso a tentare di costruire a partire dai frammenti ripescati la struttura originale del meccanismo fu negli anni 50 e 60 lo statunitense Derek De Sola Price. Non vorrei tanto dire altre cose perché non è ancora pubblicato dagli archeologi e non ho il diritto di farlo. Vorrei soltanto farvi conoscere che è un reperto forse il più importante degli ultimi secoli ritrovati. Non possiamo muoverlo, però io ho tentato di chiedere il permesso di portarlo in Italia insieme al mio direttore.
è vietato perché è molto fragile e non vogliono lasciarlo nel paese, ma cercherò di portare una coppia con il professore di astrofisica che si occupa con questo e fare una giornata speciale per questo. Sarebbe una cosa bellissima. Non è grande, è di 30 cm per 50. Questa ma cosa quello che ha fatto la coppia è un matematico molto amico mio, è l'unico nel mondo che ha realizzato una coppia così simile all'originale. E spero di poter portarlo qui. Bene. Io direi se ci sono domande, osservazioni o interventi brevi possiamo, abbiamo qualche minuto, possiamo recuperarlo. Ho fatto presto per due stagioni. No, è stato interessantissimo. Sì. Ma vabbè, non si può parlare di un lavoro di 3 anni e mezzo in una mezz'ora. Ma... Assolutamente no, anche perché noi avremo sì, tutto. Ma io penso che avete capito che la mia intenzione era di usare questo, questi beni culturali. Tantissimi, siete pieni. Ma non è che manca soltanto il finanziamento, manca la valorizzazione. E poi è il finanziamento. Manca la voglia di fare. Sì, manca il convincimento di un progetto. Sì. Scusa Maria, volevo chiedere, quello che ci hai detto è molto interessante, perché è una sintesi estrema di un lungo lavoro. Lungo lavoro. È difficile. Lo hai per me. Inserito nella tesi, cioè questo lavoro lo possiamo riferire da qualche parte? Sì, l'ho lasciato qui, è l'ordinario. Ma... È utile che si abbia, insomma, quello è. Io lo percorrerei volentieri. Sì, io posso andare dal momento che andrà, ancora non è andato a Roma, sempre del dottorato, deve andare entro 10-15 giorni. Penso che di là in poi possiamo pubblicarlo, sì. Perché per primo hanno ragione, devono pubblicarlo loro. Io ho dato lui, sì, ma posso darvi anche a voi una copia. Per fini privati, intendiamo. Sì, 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 sì. Allora io mi faccio la coppia da Carmelo perché... Ma posso fare anche di quelle di Carmelo? Esatto. Comunque io parto mercoledì, ho ancora un'altra CD a casa mia. E gliela posso fare. Ci incontriamo, magari cambiamo i telefoni lunedì, sì, sì, sì. E gliela consegno anche lei. Perché lei la merita. Io no. Come erede. Erede, sì. Non lo so. Possiamo fare un'altra cosa, perché per fare mantenere questo legame non dovremmo assumere il minimo nemmeno l'assunto Marianna, la dottoressa Valdrani, dicendoci di questo meccanismo. Noi qui a Planetario potremmo nel Planetario già sì, portarlo. Se non riesco riuscirò a portarlo. Ho pensato di fare un film specializzato sul meccanismo con questo mio amico, che sì, forse e venire io a presentarlo. L'altra cosa che noi potremmo fare, che interessa la città di Reggio, ma interessa anche la Reggio, noi avevamo tentato al Museo Ceramico di Atene, abbiamo una stele realizzata dagli ateniesi per un regino che andò a fare un'ambasceria in occasione dell'accordo di alleanza tra Reggio e Atene. Questa epigrafe parla di un signore di Reggio che si chiamava Sileno e sappiamo anche la famiglia, Sileno figlio di Fuoco, che andò dalla Reggio giusta e gentile, quindi voi immaginate, siamo nelle
prima del 4 secolo. E quindi Atene aveva questo giudizio della città di Atene. Della città di Reggio. L'epigrafe della alleanza, ma non ce l'abbiamo, adesso è al British Museum, così come tante opere della Grecia, della Magna Grecia, sono nei musei di tutto il mondo, tranne i nostri musei. Cosa chiedo io a Marianna? Questa epigrafe di questo ambasciatore, di questo signore di Reggio che andò a querolare questa alleanza tra Reggio, sapete che l'alleanza era Atene-Reggio, mentre l'altra condanna riguardava Sparta, Locri, Siracusa, che erano città che si facevano la guerra. E quindi lui andò a perorare questa causa. La causa è stata vinta, perché poi questa pace e questa alleanza è stata realizzata ed è stata realizzata questa epigrafe. A Reggio, in una pubblicazione che io ho realizzato insieme al professore Mosino, abbiamo riportato le due epigrafe, l'epigrafe che sta al Ceramicos e l'epigrafe che sta al British. Ora, quella del British non abbiamo la forza di dire, di farcela restituire, ma quella che sta ad Atene, non dovremmo trovare la forza di dire ad Atene che questa epigrafe non può stare nel deposito del museo. Quell'epigrafe deve essere messa in ben evidenziata, perché si tratta di un'alleanza tra le città più importanti, Grecia e Magna Grecia. E credo che questo elemento che abbiamo preso, più volte siamo andati in Grecia a perorare questa causa, ma abbiamo avuto delle vampate di fuoco, però poi alla fine l'obiettivo non lo abbiamo posto. Io volevo cogliere la presenza e la sensibilità della nostra amica Marianna per riprendere questo movimento, che si tratta di rinsaldare, come dire, che ha lo scopo di rinsaldare un'amicizia che non è un'amicizia moderna, è un'amicizia antica, quella tra Grecia e Magna Grecia, e tra la città di Atene e la città di Reggio Calabria. Quando la mia polemica per il gemellaggio che Reggio ha fatto con un sobborgo di Atene, come dire, non era per la mia campanilistica, era per dire che è come se a Reggio, se venisse a Roma, Reggio Calabria per un gemellaggio e noi la relegassimo in un quartiere sperduto della città. Il paragone è uguale. Noi abbiamo fatto un gemellaggio con Atene, con Faglio. No, non ha importanza. Il problema non è che non è la diminuzione del quartiere, è il problema di avere di capire di che cosa stiamo parlando. Noi stiamo parlando, certo, noi conosciamo il Reggio di oggi, che è la Reggio della spazzatura, che è la Reggio dove si incendiano le chiese, che è la Reggio dove si incendiano i musei, ma questa non è la Reggio che ci appartiene, questa è un'altra Reggio che noi vogliamo debellare. Noi vogliamo invece ricordarci e amiamo pensare a quella Reggio che sedeva al pari di Atene nell'alleanza. Rio. Allora dobbiamo fare un altro gemellaggio. Certo, ma questo possiamo. Ma allora intanto però diamoci questo obiettivo attraverso Marianna. Marianna, siccome gli abbiamo come dire, si sente impegnata rispetto a questo problema, perché Marianna, lo ripeto, è l'ambasciatrice dell'Egitto di avanzi per la Grecia e deve essere anche l'ambasciatrice di questo problema, che non riguarda il circolo, ma se ne riguarda la comunità greca negale, riguarda la città di Reggio Calabria. È una giusta aspirazione,
che un elemento della nostra grandezza non è onesto che rimanga, ma forse perché manco certe volte noi parliamo, ma si sottovalutano le cose perché non si conoscono. Ora io la voglio mettere così, voglio mettere che questa sottovalutazione che c'è stata nella direzione di quel museo riguarda il fatto che non sanno che noi abbiamo conoscenza di questo elemento e abbiamo conoscenza di questa grandezza. Allora, attraverso Mariano vogliamo rispolverare la polvere che c'è anche nei musei, voglio dire, nei depositi, questo manufatto e dargli una collocazione e nell'ambito di questa collocazione mettere insieme un'iniziativa per rinnovare l'amicizia, e lì viene fuori il problema del gemellaggio tra Reggio e Arena. Posso parlare? Certo. Voi dovete fare qualcosa per aiutarmi? Certo, ma noi siamo per trovarla, voglio una spinta, la vostra. Quale sarebbe? Voi, come associazione, non lo so, farete una inchiesta, come si chiama? Lì, domanda. Noi possiamo trovare, come dirò io, gli indirizzi tutti. Nel ministero, nella foria speciale di quella di ceramica, vi troverò io gli indirizzi. Perfetto. E parlerete bene, direte che preferiamo che la signora Ferran Maria, che lavora là, si occupa di questo tema. Io avrò nelle spalle tutti voi. Noi per le petizioni siamo, è una delega che nello stesso punto si vedono loro, che non è che mi intereso io soltanto perché sono loro, certo. L'altra cosa possiamo vedere anche questo elemento. Voi sapete che Reggio, ma non solo Reggio, ma anche altre città della provincia di Reggio battevano moneta. Rocca è andato via, gli specialisti di queste cose, io non mi posso assumere la risposta, però dico chissà quale monete, chissà se noi conosciamo le monete cui batteva Reggio o Benipoli o altre città. Rocco, stavo dicendo, sentivo. Allora approfittiamo di questo elemento. Io non lo so se voi esperti della materia siete a conoscenza delle monete che noi battevamo e che adesso sono conservate in Atene, al museo numismatico, se voi conoscete quali sono e l'importanza che hanno. Era un elemento per conoscere questo, e per così come abbiamo fatto con i codici di Reggio l'altro giorno, perché la stessa operazione non la rifacciamo con questa monetazione di Reggio che sta nel museo di Atene? E una cosa conoscere. No, voglio spiegare una cosa per far uscire dal paese. Non, non vogliamo far uscire niente, d'accordo, non conoscere. È molto difficile perché bisogna farlo. Però conoscere, si può, ma conoscere. Possiamo portare qui anche quelle foto, farlo anch'io perché quando noi quando arriverò per il meccanismo farò domani magari si fa pure il discorso, ma pure per quello devo prendere il permesso, certo. Perché io lavoro là, benissimo. Allora io credo che adesso bastano gli incarichi da dare a Marianna, perché se no io dato un incarico a tutti voi che dovete spingere, non lo so, i politici, non so, per non lasciare la crisi che arriva nella crisi del nostro passato, perché se non abbiamo passato, un popolo che non ha passato, non ha futuro. E siamo andati a Stagliti, e io colgo anche questo elemento di polemica, perché è stata una manifestazione di grande rilievo culturale, questa di Stagliti, compreso il concerto. Quindi una bella manifestazione, l'esposizione dei santi dal Greci, è stata una manifestazione di livello internazionale, perché noi non è che dobbiamo parlare solo delle cose che non funzionano bene, ma dobbiamo parlare soprattutto delle cose che funzionano bene e vanno valorizzate, e la manifestazione
manifestazione di stelle, è una manifestazione che va valorizzata. È chiaro però che chi doveva valorizzarla doveva essere il sistema dell'informazione, il sistema radiotelevisivo. Voi immaginate che lì una manifestazione di quel rilievo, la radiotelevisione pubblica, per cui noi calabreggi, anche noi calabreggi, paghiamo il canone, non era presente. Ma come si fa, voglio dire, cioè come immaginabile che una Calabria cambia se il sistema della informazione non funziona? Io credo che dobbiamo trovare un elemento. Io volevo dire all'associazione di grandi, io sono disponibile per fare, come dire, una lettera di protesta al sistema radio televisivo, perché non ci possono trattare in questo modo, perché era un elemento di grande valorizzazione della Chiesa dei Tridenti. Certo, la Marianna ieri mi risulta che nell'esposizione della tesi conclusiva del suo dottorato ha manifestato le sue perplessità per il sistema di restauro che ha interessato quel bene di inestimabile valore, e i professori della commissione non hanno proferito parole, perché si tratta di una vergogna, voglio dire, che infanga anche il sistema accademico che si è qui. Non è, siamo in una realtà dove opera una facoltà di architettura, e quindi quando questo istituto opera dovrebbe anche contaminare il territorio di fatti che elevino il territorio. Purtroppo in quella occasione non è stato così. Io mi auguro anche per questo, perché stiamo parlando di opere di valorizzazione, che si trovi un elemento non solo per quello, ma intanto per quello. Quella è all'acqua e al vento della struttura. Si tratta di un individuale, come dire, un qualche forma tecnica che non sia invasiva, diciamo, che non deturpi l'immagine di quelli, che dia una migliore funzionalità a quella struttura. Ma quella struttura merita di essere valorizzata. Grazie. Essere conosciuto.